Calano gli incidenti sul lavoro, meno 1,1%, ma crescono quelli con esiti mortali che sono passati dai 2 del 2016 ai 4 dei primi 7 mesi dell'anno. In netto calo le malattie professionali, 12,2%. Sono i dati degli infortuni sul lavoro forniti da ANMIL, l'Associazione Nazionale Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, nella 67esima giornata nazionale delle vittime sul lavoro. A livello nazionale, spiega l'associazione, è presente una situazione abbastanza preoccupante. In Italia, nei primi 7 mesi del 2017 rispetto allo stesso periodo del 2016 emerge una crescita sia degli infortuni pari a più 1,3% che dei morti sul lavoro pari a 5,2%. Un evento che non si verificava nel nostro paese da oltre 25 anni, dicono. Se concentriamo l'attenzione sull'Emilia-Romagna, l'aumento degli infortuni sul lavoro è stato più accentuato rispetto a quella media italiana, facendo segnare un aumento pari al 3,2%. Per quanto riguarda la provincia di Rimini, si è registrato un calo degli infortuni sul lavoro pari a meno 1,1%. Mentre la situazione in Emilia-Romagna riguardo agli incidenti mortali sul lavoro è migliore rispetto a quella nazionale, con una leggera diminuzione del numero di vittime, dai 76 morti del 2016 ai 73 del 2017. In provincia di Rimini si rileva invece un aumento del numero delle vittime di 2 unità, dai 2 morti del 2016 ai 4 del 2017. Infine, le malattie professionali, a fronte di un calo nazionale del 3,6%, hanno fatto registrare in Emilia-Romagna una flessione del 7,5% e del 12,2% in provincia di Rimini.